niente, non muovo un muscolo. Ieri siamo stati qui a fissarlo più di un'ora. Per me è un paralitico. Ma i paralitici la testa la muovono. Allora è morto stecchito. Sì, e l'hanno messo in poltrona per bellezza. È solo un manichino. Credo anch'io. Perché dovrebbero tenere un manichino alla finestra, scusa? Per spaventare i ladri, serve d'antifurto. Che scemo, non fa paura a nessuno. Dici di no? Allora perché non vai a fargli un salutino? Perché è un uomo vero, non mi voglio cacciare nei guai. Visto? Il trucco funziona, non hai il coraggio di andarci. Dici che è solo un manichino? Facci tu. Avanti. Siete pronti per coricarvi? Sì, papà. In cosa vi posso interrogare stasera? Vediamo un po'. Ursula, sei capace di contare fino a 10? Dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brava. E adesso sentiamo cosa sa fare il nostro scolaretto. Voglio vedere se sei capace di contare per 7 da 100 andando indietro. Allora, 100, 93, 8, 83, 79, 72, 66... No, Leon, guarda che ti sbagli. Fai esercizio, ti risentirò domani sera. Buonanotte. Buonanotte. 93, 86, 79, 70. 2, 60. Temo che si tratti dell'ennesimo caso di influenza, dottore. Penn, come faccio a sentire il suo battito cardiaco se continui a parlare? Chiedo scusa, dottore, ma scommetto che questo giovanotto ha almeno 39 gradi di febbre. Quanto sei disposto a scommettere? Facciamo una maglia di lana. Ho un freddo cane a star qui seduto tutto nudo dalla mattina alla sera. Scommessa accettata. Amico mio, stavolta hai sbagliato.
Sono precisamente 38 gradi e 6 decimi, se vuoi controllare. Non è necessario, dottore. Di lei mi fido. Comunque, su una cosa Pin ha ragione, è influenza. Credo che sia il caso di fare un esamino del sangue. Vieni di là, andiamo dalla signorina Spalding. Ciao, Pin. Ciao, Pin. Mi spiace che hai perso la scommessa. Magari, se chiedevi qualche vestito a nostro padre, lui te lo dava. Se fossi vestito, nessuno potrebbe vedere come son fatto dentro e la mia presenza qui diventerebbe superflua. Ma scusa, quando serve ti potresti svestire, no? Non sono capace di svestirmi da solo e per il dottore sarebbe un fastidio in più. Potrei sempre venire io ad aiutarti. No, tu devi andare a scuola. E ad ogni modo sarà meglio troncare questa conversazione. Sai bene che il dottore non vuole che io parli con nessuno in sua assenza. Non c'è mica bisogno di dirglielo. Andatevi a sedere in sala d'attesa. Pin è stanco. Ciao, Pin. Ho l'impressione che quel ragazzo abbia un rantolo al polmone sinistro. Potrebbe trattarsi di polmonite. È soltanto un'ipotesi. Gli farò fare una schermografia. Leon! Leon! Leon, scendi immediatamente! Cos'è questo sudiciume? Credi che non abbia di meglio da fare che rimediare ai disastri che combinate tu e i tuoi amici? Scusa, ora pulisco. Lascia stare. È stato il tuo nuovo amichetto, il figlio degli Ellison. Ha un'aria frasandata, malaticcia. Non voglio più che lo porti a casa nostra. Beh, potevi disinfettarlo prima di farlo entrare. Mi dispiace, Leon, ma l'hai voluto tu. E guai a te se mi rispondi ancora con quel tono! Veglia, secchione! Che cazzo fai? Dormi in piedi? Noi andiamo a scuola a fare una partita. Che fai? Vuoi venire? Oh, non può giocare se non si sporca i vestitini, vero Leon? Allora, ci vieni o no? Che sfigato. Vabbè, noi andiamo. Ciao. L'ultimo che arriva è un finocchio. Ciao, Pin. Lo so che il dottore non vuole che ti parli quando è fuori, ma non possiamo fare uno strappo alla regola. Capisci? Non ho altri amici con cui parlare, a parte te e Ursula.
Ma con lei è diverso, perché è una femmina. Tu vai pure, Mary, chiudo io. Devo mettere via i ferri del dottore. Ci penso io, non preoccuparti. Ci vediamo domattina. Questi sono polmoni sani. Allora, questo è da parte mia e di tua madre e questo è da parte di Pin. Qual è il pacchetto di Pin? Quello con la carta celeste. Vediamo cosa ti ha regalato. È esattamente il genere di regalo che mi sarei aspettato da Pin. Accidenti! Guarda che roba! Dici che anch'io diventerò così? Se ti pescano sono guai. Non mi pescano. La mamma è fatta così, secondo te? Da dove salta fuori quel giornalaccio? Me l'ha dato Marcia. L'ha trovato nell'armadio di suo fratello. Vuoi dire che l'ha rubato? L'ha preso in prestito. Sai che a Marcia crescono già le tette? Quelle non sono tette, sono escrescenze di ciccia. Marcia è una vacca. Ti avviso che è una mia amica. La tua amica è una vacca. Sai cosa vorrei? Vorrei che Pin venisse a vivere con noi. Papà non lo lascerà. Quel manichino gli serve in ambulatorio. Non ci azzardare a chiamarlo così un'altra volta! Stupido manichino! Che sta succedendo qui? E quello cos'è? State entrando in un'età in cui il vostro rapporto con l'altro sesso subirà profondi mutamenti grazie ai quali diventerete a vostra volta genitori. Se non ci fossero genitori non nascerebbero più bambini e il genere umano si estinguerebbe. Ma madre natura non può consentirlo e perciò ci ha dotati del desiderio biologico di congiungerci gli uni con gli altri allo scopo di procreare. Per questo l'uomo, così come ha fame di cibo, ha voglia di sesso. Avete domande o posso continuare? Ma questa voglia ce l'hanno tutti? Gli individui normali, sì. Altre domande? Bene. Cominciamo dall'apparato sessuale maschile. Leon, toglimi l'asciugamano dal grembo. Leon! Muoviti. Te lo tolgo io!
Cosa te ne è sembrato della lezione di Pin? Oh, Marcia mi aveva già parlato di quelle cose. Ma non della voglia. Tu dici che ce l'avranno anche i nostri genitori? Per forza, no? Tanto che siamo nati. Non riesco a immaginarmeli. Scommetto che prima di causare, la mamma lava il pisellino di papà con lo spick e span. Tu ce l'hai mai la voglia? No, sono troppo piccolo. Beh, io non vedo l'ora di diventare grande. Credo che mi darà un certo gusto. Muoviamoci che è tardi. Aspetta, che devi farmi su. Ma cosa devi fare? Tanto se ne è fuori, che tu, sai? Sera che pisci come un idrante. Sono tutte le birre che mi sono sparate. Occhio, sto arrivando. Grazie. Datevi una mossa, che quelle ci aspettano. E falle aspettare, così come andiamo, scaldano Leon? Un po'. Bene, nemmeno grazie. Ce l'avessero d'oro. Ehi, aspetta un attimo. Stava ballando allacciata con Eddie Murphy. Leon, ti va di ballare? È la tua grande occasione. Non so, un po' mi spara. Non dire che ti va, è un anno che ti sta stavando dietro. La gente qui non si batte un chiodo. Io mollo. Anch'io mi sono stufata. E quella stronza prima mi fa partire in quarta e poi mi lascia in fuori. L'ha tirata troppo per le luci. Vieni come in discoteca. Io ce l'ho lei, ma non so. Ti pareva, vabbè, dai, non so. Sì, si è inguazzata nelle voci per la sua amichetta. Esci di qui, carogna! Figlio di puttana! Ma che cazzo sei? Dammetta! Io sono lontano! Hai capito o no? Oh, maiale! Porco! Stimato! Dammetto! Dammetto, hai capito? Hai studiato nella mano di tanto! Io! Dammetto! Quanti te ne sei scoperto? Quanti, la squadra di football al completo? Quanti? Te lo dico una volta per tutte. Io una sorella sguadrina non la voglio. Se ti azzardi a rifarlo, non sono più tuo fratello.
Ciao, Leon. Ciao. Questi integrali mi fanno dannare. Credo di essere incinta. Sono quasi 2 mesi che non ho le mie cose. Avevi promesso di non farlo più. E infatti, Leon, conta i giorni, è stato prima della promessa. Che devo fare secondo te? Dirlo a tuo padre. No, non ne ho il coraggio. Devi dirglielo, devi sapere se sei davvero incinta. Gesù. E se andassi da qualcun altro? Ci sono in tutto 6 dottori in città e tu hai 15 anni, credi che non glielo direbbero? Non ne ho il coraggio, mi farà una tragedia. Se sei incinta lo scoprirà, non puoi nasconderlo. Beh, aspetterò e magari terrò il bambino. Se aspetti troppo tempo, rischi di non poter più abortire. Vuoi avere un figlio alla tua età? Chiediamo a Pino. Santo cielo mio, sono alle prese col più grave problema che abbia mai avuto e tu vuoi chiedere consiglio? A cosa? A cosa? Ascolta, non dirà neanche una parola. Lo sai che non parla quando papà non è presente, no? Perché è obbediente. E sa che papà non approva che parli con noi. Ma se non parla, perché ci vuoi andare? Stavolta è diverso. Si tratta di una decisione difficile. Sono sicuro che Pin non ci rifiuterà il suo aiuto. Non accendi. So quanto sei fedele a mio padre e ammiro molto la tua obbedienza. Ma Ursula è in un grosso pasticcio. È incinta, o almeno crede. Penso che debba dirlo al dottore. Lei non se la sente, vuole aspettare. Farà quello che tu le consiglierai, Pim. Ti prego, aiutala. Tanto è inutile, Leon. Su, torniamo a casa. No! Sono sicuro che ci aiuterà. Beh, io me ne vado. Aspetta. Leon ha ragione. Il dottore è prima di tutto un uomo di scienza. Escludo che remore morali possano influire sulla sua professione. Tu hai commesso un errore. È necessario porvi rimedio. No, non devi farci caso, Finn. È davvero sconvolta. Mi rendo conto. Ti sono grato per il consiglio. Torna pure quando vuoi. Tu ed io abbiamo tante di quelle cose di cui parlare. Te l'avevo detto che di fronte a una questione così importante avrebbe parlato. Si può sapere quando hai parlato? Scusa, perché? Oddio. È stato bellissimo averlo davanti agli occhi e sentirgli dire che voleva parlare con me. Capisci, Ursula? Con me! Ma cos'hai?
La dura realtà vale più di 1000 sermoni, vero, Pin? Dopo tutto il tempo che hai perso per impartire a questi ragazzi una sana educazione sessuale, per offrir loro quell'aiuto che io non ricevetti in gioventù, qual è il risultato? Che mi tocca lavorare di domenica. Coraggio, Ursula, sul lettino. Auguri. E tu dove vai? Non resti a guardare? No, papà. Potrebbe essere educativo. Ah, Leon. Per quanto riguarda la mamma, resta inteso che tua sorella ha semplicemente dei problemi mestruali. Non mi sembra il caso di agitarla. Certo. Hai paura? Sì, ne ho tanta. Meglio così. Ti servirà a non ricadere nello stesso errore. Sono 3 mesi che ti ho detto di riempire quei moduli di iscrizione. Non tollero che mi si disobbedisca. Perché non mi lasci studiare qui? Perché voglio che tu faccia esperienza in una grande città. Ma io qui sto bene. Per questo te ne devi andare. È soffocante. E se aspettassi l'altro semestre? No. Frank? Sì? Se non ci muoviamo faremo tardi. Ci aspettano alle 7:30. Al mio ritorno voglio trovare questi moduli compilati e pronti per essere spediti. Non hai preso i tuoi appunti. No, porco Giuda. Se torniamo indietro, arriveremo in ritardo. Non posso tenere la conferenza se non ho sotto gli occhi i miei appunti. Sai cosa pensa il dottore della nostra università? Lui pretende il meglio in tutto. È convinto che tu abbia una mente brillante e una mente brillante deve frequentare le lingue dell'università. Ma tu mi mancherai. Mi mancherai anche tu, ma devi pensare al tuo avvenire. Non so ancora cosa fare del mio avvenire. Qualunque cosa farai, è bene che tu riceva la migliore istruzione possibile. Mi sembra di sentire mio padre. Non sarà venuto a parlarti di me per caso. A casa. Philip. Aspetta. C'è tua madre giù in macchina che mi aspetta.
Non voglio che ti veda uscire. Aprimi lo sportello. Che stai facendo? Già che c'ero, ho preso anche Pin. Mi servirà a visualizzare i concetti. Mi dà noia l'idea di viaggiare con quel fantoccio. Mi fa venire i brividi. Non ti preoccupare, farà un viaggio di sola andata. Ho deciso di lasciarlo alla fondazione. Lo useranno per i loro corsi. Tardi. Attento, Frank! Non vuoi rallentare per la miseria? Oh, santo Dio! Va bene. Sono le curve, cerca di rilassarti. Sta venendo la nausea, non lo potresti coricare. Io devo guidare, coricalo tu. Mi fa senso toccarlo. Allora rilassati, siamo quasi arrivati. Mondo. Non arriveremo mai in orario. Meglio in ritardo, ma tutti in tempo. Prima della curva. L'ospedale conferma il decesso. Basta sloggiare quella gente. Su, muovetevi. Ma quando arriva? Viene a accompagnare i figli per il riconoscimento. Va bene, ci penso io. Circolare, circolare. Leo. Erano veramente quel gran brave persone. Coraggio, figlio. Grazie. Non mi ci vorrà più di una settimana per sobbacchettare il mio appartamento e trasferirmi qui. Non è necessario, zia Dorothy. Ce la caveremo. Papà ci ha lasciato una rete. Non è il denaro che mi preoccupa, Leon, ma non ammetto che la figlia di mia sorella cresca senza una donna che si curi di lei. Ma Ursula non è. Non contraddirmi, ti prego. È minorenne e ha bisogno di un adulto che la sorvegli. Ma scusa, a Chicago hai la tua vita, le tue amicizie. Oh, che tesoro. Ma non ti devi preoccupare di questo. Per il mio mal di cuore venire qui sarà un toccasana. Credimi, Leon, non è assolutamente un sacrificio, anzi. Ho sempre amato questa casa. Fate i bravi, d'accordo? Ci vediamo presto. Ciao. Ciao. Sì. Arrivederci. Arrivederci. Mi saluti tu a te. Buongiorno. A presto. I miei rispetti deve essere. Confusione.
cos'hai da ridere? Sai che sta facendo la mamma? Sta passando la lucidatrice in paradiso. E scommetto che sta dicendo a Dio di togliersi le scarpe. E sai cosa detesto? Questa plastica. E domani prendiamo il pollo. Vendono anche bistecche, hamburger. Così non cucineremo. Io avrei voluto imparare a cucinare. Ma lei aveva paura che facessi disordine. Cosa c'è? Vorrei pulire prima di andare a letto. Sì, certo. Perfetto. Sta fermo. E ora vediamo il che mi dici? Meglio un bel paio di gadget. Ma non lo so. In principio sono un po' duro, ma dopo un po' che le porte non le chiudere tutto. Non c'è niente che dia più soddisfazione di un bel paio di gadget domata da voi. Sacco basso, pianta larga, mascherina preparata, lacci di cuoio. Il massimo. Ecco fatto. No, questa non va bene. Questa è la reggimentale. È banale. Proviamo con quella buona. Non è malvagia. No, non mi convince, non so perché. Questa con le teste di cavallo ti attira? No, è troppo leziosa. Torno su. Leon! Cos'è questa assurdità? Possiamo discuterne fuori. Papà non l'ha mai voluto in casa. Fuori! Non occorre che mi ricordi le fisime di nostro padre. Ed è indelicato farlo davanti a Pin. Papà è morto, Usman. Cosa sarebbe stato di Pin se non l'avessi portato a casa? L'avrebbero chiuso in un deposito o forse ucciso. È un familiare. Più di quella stupida zia Dorothy. E vivrà con noi. La zia Dorothy verrà un infarto quando lo vedrà. Non lo vedrà. Lo metterò in soffitta, chiuso a chiave. Comunque, ecco, non credo che zia Dorothy starà con noi per molto. Sarebbe a dire. Tu vuoi che resti? Nessuno ama imporre la propria presenza. Impiegherà un po' a capire che qui non è desiderata, ma alla fine cederà. Non temere, sorellina. Non mi sono sempre preso cura di te. Sì, certo. Conta su di me. Notte. Scusami, figurati, io mi rendo perfettamente conto. Leon, che fine hanno fatto le foderine delle poltrone? Le ho tolte. Spero che tu non le abbia gettate. Le ho messe via. Bene. Questo soggiorno vale un occhio della testa. Non vorrei che si rovinasse. Lo sai com'è fatta, identica a sua sorella. Del resto sono uscite dallo stesso stampo. Benché non si dica, questa casa tornerà a brillare.
ricominceranno a imperversare le poderine di plastica, il caminetto verrà chiuso, insomma, tutto sarà come ai vecchi tempi. Non sono ancora riuscita a trovare le foderine di plastica. Sapete dove sono? In soffitta. Sono salita a vedere, ma la porta era chiusa. Abbiamo perso la chiave. Ma pazienza, vuol dire che domattina farò venire il fabbro. Ti piace la cena, Leon? Sì. Come cuoca non sono all'altezza di vostra madre. Non hai niente da invidiarle. Che carino, grazie. Allora, che avete fatto di bello quest'oggi? Ho trovato lavoro in biblioteca. Mi ero presentata la settimana scorsa e oggi mi hanno chiamata. Per ora andrò solo di pomeriggio, ma dopo il diploma, se voglio, mi assumono a tempo pieno. Oh, congratulazioni, Ursula, sono contenta. Non me ne hai mai parlato. È successo oggi. Che bisogno c'è di lavorare? Soldi ne hai. Un buon lavoro vale più del denaro, Leon. Giova la salute mentale. Hai problemi di salute mentale, Ursula. Ho voglia di lavorare, sì. Hai finito? La cena, sì. Finirà per comandare lei in casa nostra. Guarda, Ursula, non è già più quella di prima. Un tempo non ti nascondeva nulla. Non avevate segreti l'uno per l'altro. Faresti bene a prendere provvedimenti, Leon, e senza indugio. Ciao. Pina ha detto che sono stata un po' villano con te. Se l'è presa anche Ciadoro. Dorme, con lei mi scuserò domattina. Pace. Pace. Oh, il cacao è per te. Appena arrivo in ambulatorio, telefono al suo medico. Comunque, a giudicare dai farmaci che aveva sul comodino, era malata di cuore. Per voi deve essere stato un altro colpo tremendo. Ah, dia Leon di chiamarmi se domani dovesse sentirsi ancora poco bene. Senz'altro.
D'ora in avanti, vita nuova. Avrai una stanza tutta per te. Mi piace questa stanza, Leo. Spero di non essere più sfrattato. No, è tua per sempre. Ciao! Che profumino! Filetto stroganoff, una lecornia. Stai diventando un grande chef. Pensa, oggi sono stata 3 ore in biblioteca e non è entrata anima viva. La gente non legge più. Ci sediamo in salotto. Voglio vedere il filetto. Non è ancora pronto. Vado su un momento. Andiamo a sederci in salotto, forza. Voglio farti vedere una cosa. Allora, Ursula, come mi trovi? Stai bene, Pin. Sei molto elegante. Ho esagerato col trucco. No. Ho deciso cosa fare nella vita. Diventerò scrittore. Non un imbrattacarte, un vero artista. Un poeta. Che ne pensi? Mi fa piacere. Oddio, non hai un'aria molto entusiasta. Mi disapprovi? No, Luan. È questo che disapprovo. Non voglio che porti i vestiti di papà. Non voglio che sieda a tavola con noi. Non voglio avere per casa un... Basta, finiscila! Di che diavolo sono tutti questi regali? Della mamma? Di papà? Parlo di Bill! È il miglior amico che tu abbia mai avuto! E trattarlo come l'hai trattato ora! Come l'hai sempre trattato è semplicemente crudele! Quindi adesso mi fai il favore di scendere e domandargli scusa! Muoviti! No! Non ho nessuna intenzione di scusarmi con uno stupido... Ma zitta! Adesso siamo in 3 in questa casa. Se la cosa non ti garba, puoi far fagotto e andare a vivere sotto i ponti. È questo che vuoi? Leon, perché non ragioni? Non riesco a mangiare con lui seduto accanto. È più forte di me. Proverò a parlargli. Se acconsente, prometti di essere carina con lui. Ciao. Posso esserti utile? Sì, scusa, sai dimmi dov'è la sezione letterature straniere? Là dietro, il terzo scaffale. Ah. Senti, mi dici che ore sono? Oh, scusa, ero sopra pensiero.
Te lo ricordi quel tuo compagno, Stein Freike? Era di un anno più avanti di te. Solo vagamente. Che aspetto ha? Dunque, capelli biondici, piuttosto lunghi, occhi castani e un fisico molto atletico. Un fusto. Faceva pallavolo. Perché me lo chiedi? L'ho rivisto. Adesso fa l'università. È al secondo anno di ingegneria. Questa settimana è già venuto in biblioteca 3 volte, ma ho la sensazione che sia più interessato a me che non ai libri. E ti sorprende? Sei diventata molto attraente. Non sei obiettivo. Cosa farai se ti chiede di uscire con lui? Ma... è dall'aborto che non esci con nessuno. Non ne senti bisogno? Ogni tanto. Ieri mattina sono usciti i risultati dello scritto di matematica. È stata una strage. Ne hanno bocciati 32 su 37. Leon! Ciao. Ciao. Ti ho telefonato 2 volte, ma non c'eri. No, ho dovuto fare un salto in cartoleria. Ciao, sono Stan Fraker. Ah, già, non vi ho presentati. Leon, questo è Stan. Non so se ti ricordi di me. No, non credo, non mi sembra. Ti volevo dire di non aspettarmi per cena. Stan mi ha invitata al ristorante cinese. Ma ho tolto la carne dal freezer. Pazienza, vorrà dire che la cucinerai domani sera. Ti saluto. Non farò tardi, promesso. È stato un piacere rivederti. Piacere mio. Non ci sarà rimasto male? No, figurati, è solo un po' timido. Era così anche a scuola. E non mi era rimasto che lui, dopo la morte di mia madre. Così stavamo sempre insieme. Era bello, andavamo a pesca, a passeggiare nei boschi, cose del genere. Deve mancarti molto. Sì. Penso ogni tanto, mi dimentico che è morta e alzo il telefono e comincio a fare il suo numero. Cioè, sei già sazia? No, sto solo prendendo fiato. Ah. Non vuoi provare le bacchette? Per carità, rischiamo di fare tardi al cinema. Ma che ore sono? Aspetta, le 8:10. Oh Gesù, inizia tra 5 minuti. Spavento, pensavo che fosse Pin. Perché hai paura di lui? No, è che sei sbucato dal nulla e... Non dovevi tornare presto. È appena mezzanotte. E lo chiami presto. Con Stan ho trascorso una serata stupenda. È un ragazzo sensibile, è molto intelligente, è pieno di interessi, gli piace viaggiare, sta persino studiando lingue per conto suo. Sono sicura che voi due andreste d'accordo. Gli ho detto che scrivi poesie, sarebbe curioso di leggere. Le mie poesie sono intime.
E non trovo intelligente uno che fa fare le ore piccole a una ragazza che lavora. Tanto perché tu lo sappia. Quel ragazzo mi piace. E penso di uscirci ancora. Da quando sono morti i miei ho dovuto mandare avanti la casa e curare i nostri interessi e fare da balia a Ursula. Ma senti, perché non ne parliamo sabato sera? A che ora vogliamo trovarci? Perfetto, allora a sabato. Francamente non capisco il perché di questa iniziativa, Leon. Ho una certa voglia. E vuoi fartela passare con Marcia Bateman? Non saranno le smanie di tua sorella a stuzzicare le tue. Chi ti dice che Ursula sia vogliosa? Ti faccio presente che passa le sue sere con un bel giovanotto. La cosa non ti secca? No. Nemmeno un pochino? Non ne voglio parlare. Sogno. Vedi, fa anche da cronometro e da sveglia e fa un trillo all'ora esatta. Ti amo. Ho sentito un rumore. Io non ho sentito niente. Sarà stato Pim. Chi è Pim? Un amico che vive con noi. Non avrà il cattivo gusto di venirci a rompere le scatole proprio adesso, no? Fosse la prima volta. E tu digli di sloggiare. Non è facile. Leo, hai voglia di venire a letto con me o no? Altro che. Bravo. Allora incastra una sedia sotto la maniglia della porta. Il solo fatto di saperlo in casa mi innervosisce. Scusami. Sai che cosa ti dico? Che sei un grandissimo stronzo. Come gli sarà venuto in mente di uscire con te? Quando l'ho detto a mio fratello, a momenti sveniva da ridere. E ti ho perfino difeso. Mamma mia, che stupida. Scusami. Devo andare da Pim.
Leon! Leon, dov'è la mia giacca? Leon! Dai, finiscila, un bel gioco dura poco. Leon! Allora, com'è andata ieri sera? Bene. Nient'altro. Ti diverti o no con lui? Mi piace da morire. Pin mi ha tirato le orecchie. Dice che sono stato troppo possessivo con te. Oltretutto quel ragazzo lo conosco appena. Vorrei che lo invitassi a cena una di queste sere. Se andassimo al ristorante? Perché? Non ti piace la mia cucina? Non è questo. Allora cos'è? Dopo gli aperitivi potrei servire pollo al curry e riso. Non ti attira come programma? Non credo che Stan sia pronto a vedere Pin. Tanto un giorno o l'altro dovrà pur conoscerlo. Sei carino con lui, ti prego. Certo. Ciao, Stan. Ciao, Leon, come stai? Sono cioccolatini? Sì. Grazie. Ping li adora. C'è un profumino. Ah, è il riso che va troppo forte. Ursula, ti chiedo un favore, andresti in cucina a controllare il gas?
Io intanto presento a Pini il nostro ospite. Corri che brucia. Gran bella casetta. Vieni. Togliti il giubbotto, avrai caldo. Sì. Stan, questo è il mio amico Pini. Buonasera, Stan. Felice di conoscerti. Ho sentito parlare molto di te. Non immaginavo che ti piacessero i cioccolatini, l'ho saputo solo adesso. Per fortuna ne avevo una scatola. Il piacere è tutto mio, Stan, e ti ringrazio molto del pensiero. Ti pare? Cosicché Ursula ti ha parlato di me? Sì, e di quando ti battezzò Pinocchio. Aveva appena 3 anni, se non erro. E il naso non ti cresceva perché non dicevi mai bugie. Leon, il riso procede bene. Ti faccio visitare la casa, Stan? Magari. A dopo, Pini. Sei a tuo agio? Sì. Come fai a comprare? No, ti prego. No, sii buono, non dirmi niente. Dopo aver vinto la partita, ci fiondiamo tutti negli spogliatoi e aspettiamo che arrivi il mister. Appena entra, lo afferriamo e lo scaraventiamo sotto la doccia. Lui si incazza come una bestia, agguanta uno e gliele suona. Morale della favola. Noi abbiamo vinto la coppa e lui ha perso il posto. Leon, perché non mangi? Non ho più appetito. L'inappetenza è la malattia professionale dei grandi cuochi. Sai cucinare divinamente. Se continui così diventerai un famoso cordon bleu, te lo dico io. È soltanto uno svago. La mia vocazione è scrivere. Ursula me l'ha detta. Mi piacerebbe sentire qualche poesia. Sì, Leon, per piacere. Devi sentirle, sono davvero splendide. Dopo cena, promesso? Ecco, io credo che sia necessaria una piccola premessa. Dunque, l'eroe del poema, Testis, una specie di moderno Beowulf, persegue l'immortalità, dedicando alla procreazione ogni energia. Scusa. E fa l'amore con tutte le donne sperando di ingravidarle. A questo punto ha già messo al mondo 170 figli. Un gran mandrillone. In questi versi sta concependo il suo primo stupro. Più appresso ella si fece, muovendosi gli parve di un silente moto. Nell'antro del torace il cuore gli pulsava, pompando caldo sangue al centro della carne, nel più profondo dei suoi possenti lumbi. Si lanciò, spinto dalla passione più bruta e oscura. Ella tacendo si volse, lo guatò in viso, a un tratto si fermò. Fu come se una lama avesse cagionato una subitanea castrazione. Negli occhi aveva gli occhi di sua sorella. Ti rendi conto che a parte te, Ursula è la prima persona che abbia sentito una mia poesia? E gli è piaciuta davvero. Attento, Leon, tu hai una brutta tendenza al facile ottimismo. Avrei qualcosa da ridire, Pin, ma purtroppo adesso devo scendere, se non ti dispiace. Avrebbe bisogno di uno psichiatra. Non me la sento. Ma è indispensabile. È seriamente convinto che quel fantoccio sia una persona. E non si rende conto di essere solo un ventriloquo. Leo non fa del male a nessuno.
Tanto vale che continui a vivere qui e a scrivere le sue poesie. Le sue poesie sono morbose. Per la miseria, parla di violentare sua sorella. È solo letteratura. Ne sei sicura, Ursù? Ti do un altro po' di liquore, Stan. Sì, grazie. Leon, vuoi un altro goccio di liquore? No. No, non mi sento troppo bene. Scusate, vado a letto. Notte. Buonanotte. Credi che non mi renda conto dello stato in cui è? Ho letto tutti i testi di psichiatria che ci sono in biblioteca. Leon è un paranoide schizofrenico. Non ci sono cure contro questo tipo di malattia. Però è sempre mio fratello. E io gli voglio bene. Chiaro? E non ho nessuna intenzione di rinchiuderlo in un istituto. Ti avevo detto di stare attento, ti avevo messo in guardia contro quell'individuo. Hai visto cos'è successo? La sta aizzando contro di te. Datti da fare, Leon, altrimenti ce la giochiamo. Buongiorno, Leon, sei già in piedi? Siamo senza legno. Grazie, sei stato molto carino con te. Ti pare? Per me è molto importante che voi due andiate d'accordo. E se non andassimo d'accordo? Non voglio neanche pensarci. Se ti dicessi che mi è antipatico. Ma no, ti è simpatico. Gli hai persino letto il tuo poema. Se lo odiassi, cosa faresti? Chi sceglieresti? Leon, non mi tormentare. Non mettermi in croce, intesi? Ora devo andare o farò tardi al lavoro. Non aspettarmi a cena. Esco con te. Ursula! È simpatico. Dici sul serio? Dico sul serio. Est-ce que je vais au théâtre? Théâtre. Pronto? Stan, sono Leon. Ciao, Leon. Grazie ancora per l'ottima cena. Oh, figurati. Senti, tra 10 giorni è il compleanno di Ursula. Vorrei prepararle una festa a sorpresa. Te la senti? Di aiutarmi? Sì, volentieri. Vuoi fare un salto da me? Ne parliamo un momento. Sì, quando vuoi, dimmi tu. Anche subito. Tra un'ora sono da te. È una sorpresa, ricordati. Ah, intesi. Intesi. Ciao, Stan. Felice di rivederti. Ho fatto prima che ho potuto. Avanti. Siedi. Ti posso offrire qualcosa? No, ieri sera ho esagerato. Grazie. Avanti, per una volta che posso bere in compagnia. Scotch? Scotch. Ciao, Pin. Buongiorno, Stan. È una gioia rivederti. Ti sono piaciuti i cioccolatini? Moltissimo. Grazie. Canticchiamo? Mm-hmm. Ah, scusa.
così tanto, ero sopra pensiero. Oddio, è da stamattina che mi sembri sopra pensiero. Deve essere amore. Ti piacerebbe uscire prima stasera? Finisci questo carrello. Rimetti quei cartellini nello schedario e poi va pure. Grazie. Vedi, io ho un debole per le ragazze innamorate. A occhio e croce, in questo momento Ursula può contare sul capitale di 700.000 dollari. No, però, accidenti. Non ne avevo idea, no. Neanche lei. Non è necessario. Vedi, Stan, di lei ci siamo sempre occupati, Pin e io. Purtroppo a volte si dimostra un po' ingrata. Talvolta sembra dimenticare chi sono i suoi veri amici. Ma ciò nonostante, noi l'adoriamo. E ci interessa sapere dove va e chi frequenta. Hai sonno, Stan? E ieri ho fatto tardi. Ti sei strapazzato. Con gli sforzi che hai fatto per congiurare contro Pinne. Per farmi rinchiudere in una clinica psichiatrica. Magari con l'obiettivo di mettere le mani sui quattrini di Ursula. Miseria! Dicevi che 200 milligrammi l'avrebbero steso. Non gli hai dato abbastanza tempo. L'hai spaventato. Oddio. C'è sangue dappertutto. Puliscilo. Avrei pure imparato qualcosa da tua madre. Prendi il sacco, infilaci il cadavere e portalo giù al fiume. Nascondi la sua macchina. E poi torna a casa a rimettere tutto a posto. Va a rispondere. Muoviti, Leon. Pronto? Ciao, Leon. Ciao. Non stai bene? Sì, perché? Hai il fiato grosso. Ah, ero in giardino. Sorpresa, la signora Shever mi lascia uscire prima. Facciamo qualcosa. No, sto scrivendo una poesia. Non riesco a trovare te. Penso di venire a casa. No. È una bella giornata, goditela. Non chiuderti in casa, io ho troppo da fare per tenerti compagnia. Piuttosto,
Fa un giretto per i negozi. Vedrò. A più tardi. Ti saluto. Sì. Ciao. Ursula sta per rincasare. Non c'è tempo di gettare il corpo nel fiume. Che cosa devo fare? Nascondi il corpo sotto la catasta della legna. Poi torna qui e fa sparire le tracce di sangue. Sono arrivata. Che profumino, cos'è? Un brasato. Ah, ha chiamato Stan, l'appuntamento è disdetto. E perché? Mi ha accennato a un amico malato, ma andava di fretta e non gli ho chiesto niente. Perché non ha chiamato in biblioteca? Forse eri già uscita. Che richiamava. Ha detto solamente per favore di a Ursula che stasera non ci possiamo vedere. Si è ammalato un mio amico. Di, ti secca a passare una serata con me? Ma no, che c'entra? Il menù prevede brasato al vino con contorno di carote, patatine arrosto e insalata. E per dessert dolce al cioccolato. Ti sei dato da fare. Ti ricordi, Ursula? Immancabilmente il giovedì sera c'era il brasato al vino. Papà ne andava pazzo. Credo che fosse il suo piatto preferito. Non l'hai toccato? A pranzo ho esagerato. E Stan dove ti avrebbe portata a mangiare un tramezzino? Sono in ansia per lui. Credevo che lo amassi. Infatti. Allora fidati. Ti stai comportando come se ti tradisse. Non lo penso neppure lontanamente. Ho assoluta fiducia in lui. Bene, allora rilassati. Alla nostra. Pensa, papà, si rivolterebbe nella tomba se ci vedesse bere. Non lo tollerava. E ora la mamma si rivolterà con lui. Non sei spiritoso.
Una volta ti piaceva scherzare su di loro. Quello che mi ricordo è che la casa era sempre linda e ordinata. E che la cena era in tavola sempre alla stessa ora ed era squisita. Papà mi faceva sempre fare un esercizio prima di andare a letto. E mi baciava sulla guancia che avessi dato la risposta esatta. Cosa c'è? Niente. Vuoi una fetta di dolce? Per adesso no. Ho scritto un'altra poesia. Vuoi sentirla? Volentieri. Bene, tu porta il vino in salotto. Io vado a prendere il quaderno. Lo so che sei nascosta. Ma che non sia vero. Cosa gli hai fatto? Cosa gli hai fatto? È stato Pino. Io non c'entro. No, finiscila! Non c'ero nemmeno quando è successo. Ero a fare la spesa. E ho fatto tardi. Stan ha avuto una lite furibonda con Pino. Aveva fatto degli apprezzamenti su di te che a Pino non sono piaciuti. Stan era fuori di sé, hanno cominciato a picchiarsi e ha battuto la testa contro il caminetto. Era già morto quando sono arrivato. È stata una disgrazia, ma io ho avuto paura che arrestassero Pin e non potevo permetterlo. Nemmeno tu vuoi che l'arrestino, vero? Smettila! Ursula, aspetta! Perché non mi aiuti? Non ho mai mentito a te, né a nessun altro. Comincerai da oggi. È necessario, capisci? Sono capace di mentire quando lo sei tu. Per questo ti riesce così male. Che devo fare, secondo te? Io l'ho fatto per Ursula. Stavi mentendo di nuovo, Leon. Non l'hai fatto per Ursula. L'hai fatto per te stesso. Circolare, per favore. Non c'è niente da vedere, non fa la pena di bagnarsi. Prima i genitori, poi la zia e adesso... Sono proprio io e l'altro. Ma è il fratello che ha fatto i mini. Quello non me l'ha mai raccontato a lui. Dicono che ha ammazzato lui. No, è la sorella che ha ammazzato lui. No, è un rapinatore che voleva ammazzarli tutti e due. Forza con quella legna! Mai dovremmo esserci, a meno che non sia una balla. Tenente! Ecco, ci siamo.
Oh, santo cielo, è vivo! Presto, fa venire un'ambulanza! Signora Prager, non l'avevo sentita. Mi fermo solo un minuto. Si accomodi. Io sono giù se avesse bisogno. Grazie. Ciao, Pin. Io e Stan stiamo partendo per il mare. Andiamo a Cape Cod. Resteremo via una settimana. Ti occorre qualcosa? Caricami il carion. Hai notizie di Leon? Nessuno. Mi manca da morire. Anche a me tanto.